In pratica siamo alla fine di questo percorso di storia della recitazione cinematografica e televisiva. Il problema del linguaggio, stimolare in loro lo studio della terminologia tecnica, a partire dal ciak. A cosa serve il ciak? Ci siamo chiesti, a che serve un ciak? Da relazione? Normalmente quando si va su un set e non si è abituati, non lo si fa tutti i giorni. A segnare a che punto, a che scena stiamo, quante volte l'abbiamo rifatta. Non sapere alcune cose tecnicamente influenzano negativamente la recitazione. C'è il titolo del film, poi le scene hanno dei numeri, abbiamo quante volte abbiamo girato, è stata la prima, la seconda, quale pezzetto della scena, perché a volte le scene sono suddivise, soprattutto poi viene scritto il direttore della fotografia. Anche un lavoro di teoria sui piani e i campi. Tritto, a cosa serve il direttore della fotografia? In modo tale che la fotografia, cioè l'immagine, la fotografia. Da cominciare a capire che posiziona la macchina da presa in un determinato punto. La recitazione è recitazione, sempre e comunque. Muove la macchina in una determinata maniera. Quello che cambia è il modo di trasmettere quello che vogliamo comunicare perché quella macchina lì legge tutto. Attraverso un mezzo immediato e diretto come quello del teatro. Se la facciamo a teatro questa scena, tutto ci aiuta a essere quanto più veri e spontanei e naturali possibile. Ho un mezzo molto affascinante come la macchina da presa. Il lavoro che deve fare l'attore cinematografico, soprattutto, è quello di utilizzare come Photoshop la possibilità di togliere tutto il resto e vedere lei negli occhi. Nei suoi occhi, ecco, io vado a leggere tutta una serie di cose e tutto il resto va assolutamente fuori. Per cui oggi siamo arrivati a fare questo esercizio di messa in scena del monologo finale del grande dittatore. Abbiamo costruito un set dal nulla e quindi man mano ci siamo resi conto di tutto ciò che serve e di come i linguaggi sono differenti. Che cosa si intende per azione? Significa che la nostra azione deve iniziare per tutti. Ho chiesto di farsi avanti a coloro che avessero delle velleità registiche. Vediamo a teatro come lo potremmo realizzare. E ho chiesto loro di fare due letture dello stesso monologo. Una teatrale e una cinematografica. Stiamo tentando di capire quali sono le differenze del linguaggio teatrale e del linguaggio cinematografico partendo dalla storia. La sua prima entrata è perché ovviamente è stato spinto da qualcuno. L'oggetto che noi abbiamo portato in scena rappresenta la dittatura ed è terrorizzato da questo oggetto qui. La battuta è un punto di arrivo di un percorso. Capisce di poterla dominare e addirittura di Parla. ribaltarla. Le sta dicendo, guarda, io ti do anche questo. E ti fa una confidenza. Si rivolge a loro e cerca appunto di avere il loro sostegno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. In questo mondo c'è posto per tutti! Ci stiamo divertendo tantissimo. Sono dei ragazzi straordinari.